tutto è nato da un'ottima battuta di partenza, questa ragazza veramente interessante che sta giocando senza paura, con molta personalità. Qui ha fatto un attacco molto, molto importante, molto bello, con anche una palla vicina da tirare senza paura. E qui quella battuta ha messo in difficoltà la ricezione di Castellane, poi permesso a Secco di contrattaccare appunto. Sono al netto sul servizio di Partenio, attacca adesso Ravetta, il contromuro, attenzione, arriva Secco Lola, difesa di Sirressi, poi in seconda linea arriva Okaka, la palletta sotto rete, poi c'è Menghi che non chiude, tuffo d'angelo da parte di Paris e la doppia alla Eric, 19-24. Ma stiamo assistendo a dei recuperi fantastici questa sera. Sì, prima fortunata Ravetta che aveva subito un muro e è rimbalzata in testa, esatto, è andata in altro campo. Peccato perché poi Liugio non ha gestito bene questa palla che poteva comunque chiudere il set. Zona Paris, tuffo, poi arriva Eric, murata ancora Rosangela, poi torsione Eric, non passa, ancora Ricelova che alza per Ravetta, rincorsa, c'è sulla parallela Paris, ancora Fernandinha che chiama in causa Partenio con la copertura di Okaka, poi Ricelova dall'altra parte per Ravetta, la diagonale Rosangela sotto rete, ancora Ravetta, ancora Caracuta sulla Moi, trova il punto numero 20, 20-24, non molla la Florence Castellana, non molla la Florence, fa bene. Prima Ricelova ha fatto la scelta di raddoppiare su Eric e tenendola a muro, ottima scelta, e poi ancora una volta Moi che è molto brava a giocare sulle mani del muro, questa volta un colpo forte alto. Vediamo dentro adesso. Guatelli per Partenio in questo momento in seconda linea, attenzione al servizio di Menghi, è proprio su Guatelli, sotto rete, l'errore da parte di Fernandinha, 21-24. Sì, ha portato comunque il servizio su Guatelli che ha tenuto una palla a filo, brava Fernandinha che aveva cercato le mani di Ricelova, altrettanto brava lei poi a toglierle e quindi non trovare il money out di Fernandinha, il punto per Castellana che ancora una volta dimostra di essere viva e non molla una palla. E la Florence ha annullato 3 dei 6 set ball a disposizione per la squadra di Cuccarini. Sì, ha dato continuità al servizio. Credo che però la Ligio debba rimanere tranquilla, è importante questo cambio palla con Secolo Eris davanti, vediamo se ripeterà con Secolo, secondo me servirà Eric, vediamo intanto il servizio di Menghi, dovrebbe andare su Guatelli a questo punto probabilmente. Se forza una battuta tattica, no. Esatto, proprio su Guatelli, attenzione a Fernandinha, chiama in causa Secolo, il muro di contenimento della Florence, c'è Menghi, ancora Caracuta per Moi, la diagonale è devastante per Milagros, Alvarado, Alicia, Moi, 22-24. Sì, peccato, Secolo mura 1, non è riuscita a chiudere, ottimo attacco poi in contrattacco di Moi che è uscita anche dal muro, quindi brava a giocare sulle mani. Arriva il muro perentorio di Ravetta, Ricelova su Secolo, 23-24, attenzione, un finale di set clamoroso. Ancora Menghi al servizio, sempre sulla Paris, poi Menghi, l'attacco vincente da parte di... Anzi, c'è il fallo invasione, c'è l'invasione di Fernandinha, 24-24, protesta pagatamente Cuccarini. Ma rivediamo l'azione, probabilmente ha pestato con i piedi, vedi? Non so se i piedi ho toccato la rete con la mano in attacco. Torniamo allora in diretta, seguiamo Eric, l'attacco, la parata di Okaka, poi l'attacco di Ravetta, è vincente, attacco di Ravetta, 25-24 per la Florence Castellana, clamoroso. Incredibile, ormai era un set, secondo me già chiuso, e purtroppo con l'attacco a due non sta trovando il cambio palla, non stanno utilizzando l'opposto e... Castellana brava a raddoppiare su Eri, visto che prima Secolo mura 1 non ha fatto punto. Attenzione a Fernandinha, l'invenzione, Caracuta, poi Ricelova alla palla set, la Florence e la trasforma, la Florence Castellana con Momo Ravetta, 26-24. Dunque la Florence trasforma questo recupero
clamoroso in set. La protesta del pubblico di casa, stiamo vedendo anche insomma animi un pochettino agitati, però il punteggio era 24-18 per la Liu Zhou e ora siamo 26-24, cioè finale di set. Purtroppo questa era pallavolo, questo era lì poi il system. Penso che nessuno si aspettasse un epilogo di questo tipo. Dunque, onore e merito alla, a Floris Castellana perché ci ha creduto, ha messo a segno praticamente un parziale di 8-0 e dunque il 2-0 parziale fino a questo momento che proietta la Floris a questo punto a un terzo set che può anche significare qualcosa di importante anche in chiave qualificazione. Sì, adesso bisognerà vedere come reagirà psicologicamente la Liu Zhou, perché già ha delle assenze importanti, nonostante questo